Dal Vangelo di Luca. Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Oggi siamo invitati a contemplare il mistero del Natale. La parola mistero non vuol dire segreto, come tante volte noi intendiamolo. Il mistero è un avvenimento, una realtà che noi conosciamo, che ci viene manifestata e rivelata, solo che non la capiamo mai abbastanza, è superiore alla nostra intelligenza. Il mistero è una realtà che più si contempla e più si capisce, si approfondisce sempre più e non si capisce mai abbastanza. Facendo un esempio, è come quando si sale sulle montagne, no? Quando sei a piedi della montagna vedi solo la montagna che stai salendo, sembra che ci sia solo quella. Man mano che sali vedi che spuntano altre cime, l'orizzonte si allarga sempre più e quando arrivi in cima l'orizzonte diventa sconfinato, a perdita d'occhio, non riesci a sapere fin dove arriva, ecco. Misteri è qualcosa del genere. Allora mettiamoci davanti al presepio, poi in silenzio, cercando di capire che cosa vuol dirci il Signore con questo avvenimento, con questa sua presenza che viene in mezzo a noi e che viene come un bambino. La prima cosa che possiamo riflettere e capire è questa. Qual è il regalo più bello che si può fare a una persona? Non sono le cose. Sei tu che ti interessi, che vuoi bene, che stai vicino, è la persona il regalo più bello. Dopo, se hai la possibilità, darai anche le cose, ma se dai soltanto le cose e tu non ci sei, non funziona. Non è questo il regalo più bello che si può fare. Con i bambini questo si capisce subito. Quante volte si regalano i bambini giocattoli, anche belli, fatti in un modo straordinario. Cosa succede? Che dopo un po' di tempo si stancano e li lasciano in giro. La mamma deve urlare per dire di metterli a posto. Se li dimenticano in fretta. Ma se voi invece di dare i giocattoli state voi insieme con loro, i bambini non si stancano mai. Vi stancherete voi senz'altro. I bambini hanno un'energia inesauribile. Ecco, Dio ci ha fatto questo regalo. Poteva darci tante cose, ce le ha anche date, no? La creazione, tutta la bellezza del creato, la nostra stessa persona, l'intelligenza. Ma il regalo più importante è questo, è Lui che ci viene vicino a noi. E perché possiamo stabilire il giusto rapporto si fa piccolo, si fa alla pari, non uguale, non saremo mai uguali a Dio. Ma Dio si fa piccolo perché se si presentasse con la sua maestà ci metterebbe soggezione, ci allontanerebbe, sì, avremmo rispetto, venerazione, obbedienza, ma non avremmo il vero amore verso il Signore. E allora guardiamo un po' il presepio con questo atteggiamento, ma ho capito bene questo messaggio. E qui dobbiamo andare al presepio anche con un po' di paura, un po' di timore, non timore di Gesù, timore di noi. C'è il pericolo che io non capisca, che faccia un po' come è successo
nel Natale storico, non c'era posto per loro. Gesù è stato cacciato fuori già da bambino, ha dovuto nascere fuori mano, in una povertà estrema. Non c'è il pericolo che anch'io distratto non mi rendo conto di questo grande dono? E lo spreco, e chissà quanti anni abbiamo passato i Natali senza rendercene conto. Questo la Chiesa ci impegna tutti gli anni a rifare il nostro Natale, perché non l'abbiamo mai capito abbastanza il dono grande che ci fa il Signore. E perché noi lo possiamo accogliere, Lui è pronto anche a fare tutto per renderci adatti. E si prospetta già un po' la croce, il Signore che toglie i peccati perché noi possiamo abbracciarlo, non possiamo essere staccati da Lui, da questa miseria che noi abbiamo dentro. Poi c'è un altro messaggio che dobbiamo imparare dal Natale. Con l'amore esige il contraccambio. Vi faccio una domanda: si può amare una persona che non ha bisogno di te? È una domanda importante alla quale tante volte non ci pensiamo. È indispensabile che l'altro abbia bisogno di te, altrimenti l'amore si spacca, non va avanti. Qui ricordo un episodio che ho letto anni fa in una rivista, in una bella rivista che raccontava tanti episodi positivi, e mi è rimasto in mente. In un paese, non so dove, c'era una giovane coppia, sembrava una famiglia felice. Il marito era un uomo specializzato, un tecnico, molto quotato in società, molto bravo, molto stimato, aveva molte capacità. La donna era una casalinga, una donna semplice che non aveva nessun titolo di studio. Dopo un po' di tempo dal matrimonio, quella donna ha cominciato a stare poco bene. Il marito la porta all'ospedale, la ricoverano. I medici dicono: ah, niente di male, un po' di esaurimento, deperimento, ma facciamo un po' di cure e la rimettiamo in piedi. Invece succede che le cure non funzionavano, la donna peggiorava sempre più e i dottori non capivano niente. Un dottore anziano un po' esperto chiama il marito e gli dice: guardi che qui c'è qualcosa che non si capisce cosa sia, sua moglie deperisce sempre più, non reagisce alle cure. Se va avanti così, si ricordi che sua moglie ci lascia la pelle, non può campare in questo modo. C'è il pericolo che muoiano. Il marito, quando ha sentito che la moglie poteva anche morire, gli è venuto quasi un terrore. Come faccio ad andare avanti senza la moglie? È andato subito a trovarla all'ospedale, si è seduto al capezzale e guardandola com'era. Ecco, quando uno sta male, deperito, diventa anche brutto, smagrito. Vedendola in quello stato, si è messo a piangere e ha detto queste parole: se muori tu, io non posso più andare avanti, non morire perché ho bisogno di te. Quando quella donna ha sentito queste parole, in poco tempo è guarita, se ne è tornata a casa che stava benone. Cosa era successo? E il marito si confidava un po' troppo poco con la moglie. E la moglie, vedendolo così bravo, lei pensando di non avere nessuna attrattiva, pian pianino si era impressionata in modo tale da sentirsi inutile. Provate un po' a pensarci. E adesso facciamoci la domanda: ma Dio ha bisogno di noi? No, Dio è infinito, non ha bisogno di niente. E allora noi possiamo amare Dio se Dio non ha bisogno di noi? Ecco, sarebbe impossibile, dicevo all'inizio, avremmo rispetto, soggezione, tante cose, ma l'amore non decolla. Allora Dio risolve il problema, si fa piccolo, un bambino che ha bisogno di te. E allora l'amore può veramente funzionare al 100%. Poi tra l'altro il Signore aveva già risolto il problema anche in anticipo. Quando Dio ha creato l'uomo, l'ha creato a sua immagine e somiglianza. Ha messo dentro di noi qualcosa di meraviglioso che noi non riusciamo a capire: la nostra anima, la nostra libertà, la capacità di amare. E Dio vede questa meraviglia che c'è dentro di noi. Possiamo dire che Dio si è innamorato di noi e si mette così come un bambino, aspettando che noi ci accorgiamo di Lui e ci dice: guarda che io ho bisogno di te, ho bisogno che tu mi voglia bene. Dio mendicante di amore. E questo c'è già nella Sacra Scrittura. Il comandamento più importante che Dio ci dà:
non è quello di fare del bene, è amare Dio sopra ogni cosa. No? E Gesù nel Vangelo si presenta anche lui così, ricordiamo già la fine del Vangelo. Gesù che chiede a San Pietro, mi ami tu? Ecco, il Signore che fa capire che aspetta, che ha bisogno di noi, questo Dio infinito, meraviglioso, che si fa così piccolo per farci sentire importanti. E allora mettiamoci davanti al presepio cercando di meditare, contemplare, pensarci su come faceva la Madonna, senza dire tante parole. Cosa vuol dirmi il Signore? E vedrete che se lo facciamo bene, col cuore puro, vedrete che il Signore pian piano, che ci penseremo, farà sempre più capire qual è la bellezza di questo dono. Allora dopo verrà fuori anche la seconda parte, che noi saremo capaci anche di amare gli altri. Però prima dobbiamo fare questo rapporto col Signore, perché se noi pensiamo subito ad amare gli altri non ce la faremo. Il nostro amore è fragile, si spacca subito. Solo se partiamo da Lui noi riusciremo a farcela, perché se noi accogliamo il Signore Lui ci dà la capacità di diventare figli di Dio, di diventare come Lui. Allora sì che il nostro amore, quando anche si rivolgerà agli altri, sarà veramente bello e continuerà sempre nonostante le difficoltà immancabili che troveremo.